È martedì 24 agosto 2021, benvenuti all'almanacco di Pavia 1 TV. Vediamo come sempre il nostro lunario, 236esimo giorno dell'anno, 34esima settimana, e alla fine del 2021 mancano 129 giorni. A Roma il sole sorge alle 5.29 e tramonta alle 18.56 ora solare. A Milano il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 19.14 ora solare. La luna tramonta alle 7.15 e si leva alle 20.21. I santi del giorno, San Bartolomeo Apostolo e Santa Emilia de Vialar religiosa. San Bartolomeo è il protettore di stuccatori, sarti, pellicciai, legatori, macellai, fabbricanti di guanti, fattori in bianchini e conciatori. Il personale latino Bartolomeus e il personale greco Bartolomaios derivano a loro volta dall'aramaico Bartalmai, figlio di Talmai, laddove Talmai significa Dio ha dato, vero figlio del beneficiato da Dio. Il proverbio del giorno, la parola è d'argento, il silenzio è d'oro. L'aforisma del giorno è un proverbio, meglio libero e povero che schiavo con catena d'oro. Accade oggi, 1862, la lira diventa moneta nazionale. A poco più di un anno dall'Unità d'Italia, la lira diventa moneta nazionale con la firma da parte di Vittorio Emanuele II della legge 788 che introduce l'unificazione monetaria. Lo stampo delle lire viene affidato alla Zecca di Torino, affiancata dagli stabilimenti di Milano e Napoli, gli unici autorizzati a battere moneta, tutti posti sotto il controllo della Banca Nazionale del Regno d'Italia. Sei nato oggi, i nati il 24 agosto hanno un forte desiderio di districare i misteri che catturano il loro interesse. Tutti i lati oscuri, incompresi o inesplorati della conoscenza umana, li attraggono, ma il loro interesse non si limita alla natura umana. Spesso inseguono la conoscenza oggettiva in sé, sia essa filosofica o scientifica, materiale o teorica. La loro incessante ricerca di dati e particolari che possano aiutarli a dare senso alla vita e arricchire il loro mondo li porta davvero lontano. A risolvere le questioni complesse è qualcosa che viene naturale ai nati il 24 agosto. I puzzle di ogni tipo, i paradossi e gli enigmi sono il loro forte. Compleanni famosi 1903, Peppino De Filippo. Nato a Napoli, Giuseppe De Filippo, detto Peppino, è stato un maestro dell'arte di far ridere, come pochi, nella storia del teatro e del cinema italiano. 1948, Jean-Michel Jarre, nato a Lione in Francia, è musicista e compositore, considerato dalla critica un pioniere della musica elettronica ambient e new age. 1929, Yasser Arafat, nato al Cairo e morto in Francia nel novembre 2004, è stato un noto politico palestinese e combattente. Se anche voi avete notizie e curiosità, segnalatecele a info@pavia1tv.it oppure via WhatsApp al 389 25 66 296. Grazie come sempre per essere stati con noi e a domani con un nuovo almanacco di Pavia 1 TV.